about 17. Things going strong. Playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long. That he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. That he was with me. Come ogni anno, a metà ottobre, il movimento della mountain bike si ritrova qui a valle di Soffumbergo. 700 metri circa sul dislivello di altitudine. E è una classica che ogni autunno ci si ritrova appunto in questo favolosa paese che ospita questa, appunto, questa festa delle castagne. E il loro motto e il loro spot è il balcone sul Friuli. In realtà è proprio così, perché da qui si vede tutta la pianura friulana. Ritornando alla mountain bike, qui oggi ci sarà questa gara su un circuito di 4 km per altimetria, ogni giro 150 metri e quindi alla fine 5 giri, che sono appunto i giri che dovranno percorrere i nostri biker, diventeranno abbastanza impegnativi. E la giornata è splendida perché il meteo ci propone una giornata solata e molto calda per essere appunto in pieno autunno. E le iscrizioni si stanno, vedo che ci sono delle code sulle iscrizioni, quindi speriamo appunto di avere un numero adeguato per questa splendida località. A risentirci a dopo al resoconto.
Buongiorno a tutti, sono Dennis Vogridge. Come ogni anno siamo qui alla Festa delle Castagne a Valle di Sofumbergo, e manifestazione organizzata ottimamente come sempre dalla Kikosis. E per quanto riguarda la gara odierna, ovviamente bel percorso, bellissima location, accompagnata da un meteo fantastico, no? Pensando che siamo a fine ottobre. E per quanto riguarda la mia gara, sono soddisfatto per metà, diciamo, perché ho trovato due avversari molto forti oggi, in Manuel Moro e Lia della Pietra, che me le hanno date di santa ragione. Per il resto mi sono divertito con i compagni di squadra, penso che si siano divertiti tutti. Vi auguro a tutti una buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao, Lorenzo Cocceano, Team Bike Leon. Oggi siamo qui, abbiamo corso a valle, bella gara, impegnativa, terreno alla fine tutto sommato molto, molto buono. Che l'ho provata giovedì, era molto più viscido e scivoloso, quindi oggi anche il single track si andava giù veramente forte. Cinque giri stati veramente impegnativi, particolarmente l'ultimo, avendo dietro altri che ti insidiavano. Purtroppo c'è stata la caduta finale all'arrivo, ma ho sentito che tanti hanno lasciato lì parte della chiappa. E del resto niente, circuito divertente, organizzazione precisa, nessun problema, e ci vediamo alla prossima, ciao! Marcello Campagnolo del Federclub Trieste, oggi siamo qua a Valle, gara stupenda, quest'anno fortunatamente gara asciutta, non ha piovuto, come sempre organizzata in maniera splendida. E il circuito ormai classico, cioè la salita su asfalto abbastanza lunga, insomma impegnativa, e poi si va nel bosco con single track stupendi. Diciamo che è andata abbastanza bene, i primi due giri, sapendo che ce n'erano cinque, c'era un po' di calma, e poi insomma nella conclusione abbiamo un attimino esagerato, però è andata bene, fatto seconda di categoria in un contesto stupendo. Grazie, ciao. Sono Stefano Ferigo di Sportway Cycling Team. Oggi siamo qui a Valle, percorso cross country, prova Axi. Bellissimo percorso, tanta salita, per fortuna mia, e una bella discesa sul finale tenuta perfettamente, preparata perfettamente, sicura, segnalata, veramente divertente. E niente, siamo qua in compagnia con un po' di amici della squadra per passare una bella domenica. L'organizzazione è perfetta, come appunto anche l'ultima gara a Qualso, sempre organizzata dalla Kikosis. Organizzate comunque bene, diciamo, rientrano nello spirito di queste gare divertenti e familiari, con gente appunto della zona, ci conosciamo tutti, quindi sono più che delle gare, sono dei raduni per divertirsi insieme. Prossima gara Axi, cosa c'è? Sabato prossimo Magnano, appunto venite tutti perché è organizzata dagli amici della Capodivento, e anche lì più dura di oggi, tanta salita dura, un bellissimo sentiero che, se Dio ce la manda buona e non piove, è anche molto divertente. E niente, venite tutti a Magnano. E poi c'è Lignano domenica, gara a coppie, anche lì super divertente, organizzata dagli Zero Bike. E niente, e poi siamo verso la fine dell'anno. Ruby's got a brother, her brother's got a lover, his lover's got another on the side. Ain't nobody's business, we all need forgiveness, it's been laying heavy on my mind. If you got a secret, baby, I can keep it, lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide, you can lay it all on me. Her mama used a Bible, her daddy used a bottle, revival and survival made her run. She's
Buonasera, siamo qui da Valle di Sofumbergo, il balcone sul Friuli, dove si è appena conclusa la gara di cross country. Una novantina gli atleti che hanno preso il via a questa gara, organizzata all'interno della cornice della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. Una splendida giornata con una splendida vista, un splendido sole che ha permesso agli atleti di percorrere il percorso di gara in condizioni veramente fantastiche. Siamo tutti molto soddisfatti perché qui la giornata è andata bene e gli atleti sono molto contenti e divertiti. Prossimo appuntamento adesso sabato prossimo, 21 ottobre, a Magnano in Riviera, con la gara organizzata dalla Capo di Vento, una classica cross country d'autunno sulle pendici del Monte Fait. Appuntamento al prossimo weekend. I knew he must have been about 17.